Il secondo pomeriggio è sempre difficile, la seconda giornata di pomeriggio è sempre difficile. So good afternoon. Quindi buon pomeriggio a tutti. Continuiamo a parlare di cose nuove, di innovazione, di tecnologia e così via. Per dare un'occhiata a quello che sta accadendo e per cercare di capire meglio lo scenario complessivo e quello che le persone stanno facendo in tutto il mondo, abbiamo invitato due eccellenti speaker. Il primo è Maurizio Preto, che probabilmente Maurizio Preto, che forse non lo conoscete tanto per nome quanto per quello che lui ha fatto, e è stato membro di tante cose ed ora fa parte di una cosa che potremmo definire venture capital o qualcosa del genere. Si tratta di una consulenza per nuove avventure, quindi diciamo che è un osservatorio privilegiato ed è qui oggi per darci una panoramica di questi nuovi scenari. Maurizio, inizi tu per primo, allora grazie. Quindi il pubblico è di ottima qualità, anche in questo caso non è la quantità che conta quanto la qualità. Oggi parleremo di alcuni concetti relativi all'innovazione e poi parlerò di Travel Tech Essentialist, che è una sorta di newsletter e che nel corso degli ultimi anni ha delineato alcune caratteristiche interessanti per quanto riguarda alcune delle aziende più promettenti nel settore del turismo. Quindi l'innovazione non capita così in maniera spontanea, per ispirazione. In realtà l'innovazione è il risultato di condizioni preesistenti che vengono, diciamo, fuse e combinate perché qualcosa di nuovo avvenga. Quindi si parla di innovazione, per esempio, se noi iniziamo da una stanza, quattro pareti, su ogni parete c'è una porta, apriamo una porta e scopriamo un'altra stanza dove ci sono altre porte e quindi continuiamo a scoprire cose. L'innovazione quindi consiste nel scoprire nuove cose accessibili, quindi l'innovazione va concepita in questo senso e se così facciamo il tutto può essere affrontato in maniera più semplice. Conley's è un punto di riferimento per l'innovazione e ha delineato tre regole. La prima regola è la seguente: l'innovazione non capita senza una sorta di ombre, luci e ombre, quindi una sorta di anticipazione. E le aziende poi devono essere in grado di soddisfare le esigenze, ma per le aziende è più difficile anticipare queste esigenze degli esseri umani e forse questo dipende dal fatto che le aziende vedono le cose da un'altra prospettiva e questa è la regola 2. La regola 3 è che nel tempo l'establishment comprende le innovazioni che rappresentano degli elementi a lungo termine. Noi abbiamo applicato queste tre regole che tutti noi conosciamo, l'Airbnb. Airbnb è un'azienda innovativa, è stata la prima ad anticipare. Boutique Hotels, quindi Airbnb, ha inventato un modo
non standard per scoprire delle destinazioni. Boutique Hotels a sua volta ha consentito un modo molto personale, autentico, di offrire un servizio ai propri clienti. Airbnb non ha inventato la sharing economy. Per i millennials e la regola del vivere comportava la comunanza e quindi questo anche per quanto riguarda l'ospitalità. La seconda regola relativa alle esigenze dell'uomo, di cui abbiamo parlato prima, parlando delle aziende, anche in questo caso questa regola è stata applicata perché le persone si trattengono più a lungo quando viaggiano. Quindi le persone viaggiano, spesso viaggiano e lavorano. La nuova generazione sperimenta questi nuovi valori che vanno oltre la standardizzazione. E poi c'è una grande curiosità, un vero e proprio appetito per le destinazioni che vanno al di là dell'infrastruttura alberghiera. E quindi infatti i tre fondatori di Airbnb non appartenevano all'industria del turismo. Regola 3. In questo nuovo settore non vediamo Accor, Marriott, se non in un secondo tempo. In un secondo tempo queste realtà hanno cominciato a investire in questo settore. Quindi lavorando in questo settore ho potuto notare che c'è una sorta di concorrenza. Quindi la concorrenza è rappresentata dai dei giganti, non necessariamente perché tutti sono concorrenti nel settore turistico, ma piuttosto perché c'è uno standard elevato per quanto riguarda l'interfaccia con l'utente, l'esperienza e il modo in cui noi ci rapportiamo agli utenti. Le società quindi devono fornire un servizio con la consapevolezza di essere confrontate con il livello migliore. Quindi i social media sono gli strumenti che rendono molto vicini, diciamo, questi confronti, che favoriscono questi confronti. Inoltre, se partiamo dal presupposto che potremmo continuare a viaggiare gratuitamente o per poco attraverso Google, ebbene ci sbagliamo di grosso. Che ci piaccia o no, Google ha creato prodotti e esperienze tali che si abbinano molto bene agli utenti. E quindi in un primo momento a livello digitale, attraverso internet, tutto il mondo ha iniziato a fare ricerca, eccezione fatta per l'Asia. Quindi tutti noi abbiamo cominciato a esplorare con Google e i clienti ci hanno scoperto così. Di conseguenza dobbiamo fare in modo che non ritornino a Google per trovare qualcos'altro. Dobbiamo convincere loro che quello che noi abbiamo è il meglio e dobbiamo impegnarli di conseguenza. Ci sono delle società, delle aziende che hanno lavorato molto bene nel tentativo di evitare Google, oppure lavorano molto bene con Google senza lamentarsi. Questo è il caso di Amazon, per esempio. E questo non tanto perché Amazon spende energia lamentandosi di Google, ma perché Google ha favorito i risultati di Amazon. Quindi dobbiamo smettere di lamentarci e dobbiamo riflettere maggiormente sull'esperienza. Un altro paradosso è quello della scelta. Questo paradosso si presenta nel momento in cui ci sono troppe opzioni, perché alla fine non si sceglie niente.
Spesso noi ci troviamo di fronte a messaggi come questi. Abbiamo trovato 980 hotel a New York e che potrebbero piacervi. Quindi la personalizzazione ha il suo peso. Ecco perché il meno può essere più, nel senso che a volte quando abbiamo troppo non riusciamo a dare, a fare la scelta giusta. Quando abbiamo meno opzioni invece è la volta che la scelta è più facile. Poi dobbiamo tener conto anche dell'aspetto ambientale. In questo caso l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto. In questo caso i signori Smith hanno portato avanti la propria ricerca e hanno selezionato i risultati sulla base appunto delle emissioni di carbonio, per esempio, e hanno scelto fra 20 opzioni. Inoltre abbiamo sentito parlare molto del passaggio dall'era della transazione a quella dell'esperienza. Quindi in passato si cercava di estorcere le somme più ingenti ai clienti nel tentativo di accumulare dei redditi. In questo caso invece ci concentriamo più sull'esperienza. L'esperienza deve funzionare, dobbiamo creare anche una connessione emotiva tra il brand e l'utente. Ecco un esempio, Zenner, che è una startup israeliana. Cosa facciamo quando un volo viene cancellato? Bene, Zenner riesce a, prima riusciva a intercettare, identificare il volo cancellato e ci riorganizzava immediatamente su un altro volo attraverso un call center. E la stessa cosa per quanto riguarda la prenotazione alberghiera, i mezzi di trasporto. Zenner comunicava tutto e questo è un esempio di un'azienda che lavora in maniera fluida per garantire tutta la transazione del cliente. Quindi ecco un altro esempio, Refundit, quindi invece di andare al duty free nell'aeroporto dove abbiamo dei prodotti esentasse, con questo strumento possiamo fare la stessa cosa in maniera automatica online, molto più semplicemente. Poi abbiamo Jurnera, che crea un'esperienza migliore nel flusso del viaggio. Quindi tutto funziona in maniera più fluida, senza intoppi. Lead by design. Pensando all'ultimo panel, bisogna chiedersi se la tecnologia funziona, se funziona bene. Noi chiediamo sempre di più che il rapporto con la tecnologia sia automatica e che la tecnologia soddisfi le nostre aspettative di esseri umani e quindi ci aspettiamo sempre di più dalle macchine. E quindi quando noi viaggiamo in quanto turisti creiamo dei rapporti umani con gli utenti e quindi questo è un esempio molto interessante. Questo non è un modo per instaurare la fiducia, è un esempio. Forse avrei dovuto cancellare il nome della compagnia aerea. Comunque, se non vogliamo acquistare un viaggio, se non vogliamo acquistare, scusate, l'assicurazione per un viaggio, occorre evidenziare in una lista la società, la compagnia assicuratrice. Quindi questo è un esempio di come non si stabilisce un rapporto umano, almeno educato, con il cliente. Another recommendation is design.
E, ecco un altro design per i consumatori, per creare dei prodotti migliori per tutti. Quindi bisogna adeguarsi alle persone, in questo caso si tratta di clienti più avanzati. Ecco un altro esempio, Uplift, che è un venture capital di 400 milioni di dollari, aziende, compagnie aeree, hotel, vogliono garantire le modalità di pagamento flessibili ai propri clienti. Quindi si tratta di clienti che in varie zone del mondo, è il caso per esempio dell'America Latina, diciamo questi clienti rappresentano un po' dei sottogruppi, delle nicchie di clienti un po' privilegiati. Eccone un altro esempio. Qui siamo in Cile e Will the World è il nome di questa realtà che si confronta con viaggiatori diversamente abili. Un terzo del mondo ha o è direttamente in contatto con persone diversamente abili. E però diciamo che a livello mondiale e internazionale non c'è un movimento vero e proprio che presta attenzione a questa categoria di utenti. E poi chiaramente bisogna rimuovere le frizioni e quindi gli attriti e quindi favorire il consumo. Un esempio è Royal Caribbean, che utilizza la tecnologia come riconoscimento visuale del volto facciale per rimuovere gli attriti e quindi velocizza le procedure che potrebbero durare ore, che invece sono più snelle. Anche Situ cerca di facilitare e rendere automatico lo smaltimento dei reclami per le assicurazioni. A volte può succedere durante un viaggio di avere questo tipo di problematiche e con questo sistema c'è un processo che viene innescato, attivato automaticamente. E ancora una volta tutto viene fatto affinché il viaggio sia fluido, sia senza imprevisti. Job to be done, anche in questo caso potremmo parlare di tutta una serie di raccomandazioni, soprattutto nel settore del trasporto. Il trasporto deve essere pensato non solo per spostare il cliente dal punto A al punto B, ma anche nel proseguio del viaggio, quindi prendere in considerazione anche un punto B e C, BlaBlaCar per esempio, oppure Busfor, che è una compagnia aerea. Quindi non bisogna soffermarsi solo sul volo, dobbiamo considerare anche quello che avviene dopo il volo o prima, e alcune compagnie aeree nei loro siti propongono tutta una serie di servizi, a volte sono costosi, dipende dalla destinazione. L'importante è raggiungere a destinazione, e anche la possibilità di arrivare a destinazione ha un costo che viene monetizzato, e ecco perché le compagnie aeree offrono anche servizi aggiuntivi come l'autobus. Ora non vorrei essere troppo tecnico, ma spesso viene applicata questa matrice, quindi bisogna avvalersi di questa matrice per capire se si ha torto o ragione. Se si ha ragione
E se si lavora in un flusso di consenso, tutti i profitti, tutto viene valutato in termini di concorrenti, di prezzi, di pressione. Quindi bisogna cominciare a lavorare in termini imprenditoriali, di mercato, non soltanto di consenso, ma anche tenuto conto di altri valori. Quindi non bisogna semplicemente fare una distinzione tra chi ha ragione e chi è bastian contrario. In conclusione, vorrei mostrarvi questa slide. E quindi bisogna guadagnare non solo attraverso l'oro, ma anche attraverso i cacciatori d'oro. Quindi in passato era possibile trovare delle pepite d'oro. E uno di questi cercatori d'oro ha condiviso con altri la propria scoperta, ma non veniva creduto da tutti. E però poi piano piano, a seguito della scoperta di un singolo, si è creata questa corsa all'oro, perché questo episodio era stato riportato sui giornali dell'epoca. Ma la persona che ha trovato le prime pepite d'oro è stata molto cauta. Ha comprato un deposito, ha comprato delle padelle per raccogliere dei secchi, per raccogliere queste pepite, e piano piano poi ha aumentato queste attrezzature, è passato dalle padelle ai secchi e si è arricchito in questo modo, è diventato miliardario. Quindi cosa voglio dire? In altre parole, le persone, alcune aziende guadagnano tanto cavalcando l'onda grazie a delle nuove tendenze. E quindi l'importante è dotarsi degli strumenti che ci consentano di snellire e velocizzare le nostre attività, come è il caso per esempio di The Hotel Network. Tutti gli hotel che fanno parte di questa rete riescono a attrarre nuovi utenti e soprattutto si assicurano la conversione del traffico esistente verso un hotel, facilitandolo al meglio. E quindi questo ci riporta all'esempio del cercatore d'oro, che è passato dalle padelle ai secchi e che si è arricchito in questo senso. Quindi, riassumendo, bisogna esplorare quanto ci circonda il più possibile, bisogna tenere presente le tre regole di Conley, non bisogna lamentarsi sempre, bisogna avere come benchmark il meglio, dobbiamo limitare le scelte per aumentare la conversione, non dobbiamo essere ossessionati dall'esperienza del cliente, dobbiamo creare la fiducia, dobbiamo pensare anche ai consumatori più avanzati, eliminare gli attriti, pensare più in grande e cercare di dotarsi di tutto quanto ci serve per snellire le nostre attività. Grazie. Grazie. Allora, non lamentatevi, fate qualcosa. Probabilmente anche perché noi italiani siamo molto bravi a lamentarci, un po' meno a fare. Il nostro secondo relatore, Pietro Ferraris, è un serio imprenditore, sembra forse più un serial killer, scherzo, ma quindi chi meglio di lui per darci di nuovo quella che è il suo punto di vista su questo argomento. Salve a tutti, mi chiamo Pietro Ferraris, non sono un imprenditore seriale, se ne fai più di uno di imprese, sì, vabbè, diciamo così, loro sono seriali, sono serio e seriale. Allora, diciamo che probabilmente l'esperienza che ha più senso che io vi racconti è questo. Venduta la mia azienda, ho avuto l'opportunità di fondare un'associazione qui in Italia che si chiama Travel Startup Association, e quindi ho avuto l'opportunità di lavorare con startup, di fare attività di mentoring, vedere cosa facevano. Al tempo stesso sono stato acquisito da una grande azienda, lastminute.com, e quindi
ho visto anche la prospettiva di una grande azienda che faceva l'acquisizione di una startup come quella che era la mia. Quindi io sono il manager di un acceleratore di startup, non più nel mondo dei viaggi, ma ci sono ancora delle dinamiche comuni. In termini di quali sono i nuovi trend, credo che Maurizio abbia fatto un ottimo lavoro nel raccontarvi tutto quello a cui avevo pensato e ancora di più. Quindi i trend sono decisamente quelli. Vorrei parlarvi a questo punto io forse un po' di più sugli errori comuni che io vedo quando le persone cercano di innovare. Maurizio ha detto una cosa interessante, tra le altre, cioè che alla fine il compito è quello di rendere la vita degli utenti più facile. Quindi tutto quello che forse si può riassumere in tutto quello che lui ha detto nel cerchiamo di facilitare la vita delle persone. In molti casi rendere la vita più facile non viene validato, però non vanno a parlare con i clienti, non ci si guarda intorno a vedere cosa fanno gli altri. Molti startup falliscono perché non c'è un vero bisogno di quello che loro propongono, oppure magari hanno avuto una buona idea queste startup, ma l'esecuzione, la maniera in cui fanno il targeting del mercato semplicemente non funziona e non ha funzionato. Non sono abbastanza curiosi di andare là fuori e di capire se quello che fanno, il loro modo di fare le cose, ha un senso. Quindi la mia esperienza nella Travel Startup Association, che è un'esperienza italiana, esclusivamente italiana, di 130 startup ce n'erano forse 5 o 6 che facevano cose davvero significative nella maniera giusta. Un'altra cosa che è stata molto interessante della presentazione di Maurizio è stata la cosa dei cercatori d'oro. La storia la sapevo, e quindi l'idea era che le persone che fanno soldi sono quelli che vendevano i badili. Questa è una bella metafora rispetto a all'attività di B2C. Ad esempio, in Italia fare B2C è molto complicato perché ci sono almeno due ragioni. Le attese dell'utente finale è un'aspettativa che è molto alta. Perché tu l'hai già detto, quindi insomma mi sono d'accordo con te. Le attese sono alte perché sono abituati a usare Google, Amazon, Netflix, Apple, quindi è molto difficile creare un prodotto che sia di un qualche rilievo in questo ambito. Quindi è necessaria un'esecuzione perfetta, e quindi gli imprenditori agli inizi hanno molte difficoltà nel riuscire a fornire questo livello di servizio. Altre lamentele: in Italia c'è poco denaro, è vero, perché è difficile recuperare fondi, e nel B2C c'è bisogno di più denaro che nel B2B, e anche lavorare con le aziende. In fondo, insomma, le aziende, se il prodotto funziona, non deve essere super bello, non deve essere super rifinito, perché funziona, c'è bene, costa meno, bene. Quindi un po' per riassumere, vedo molte aziende nell'ambito dei viaggi, anche in altri ambiti, dove i prodotti B2C che non risolvono una problematica al cliente. Sono delle belle idee, è carino avercele, però non soddisfano dei bisogni dei clienti. Magari è costoso portarli sul mercato e di solito quelle non funzionano. Quindi il mio consiglio per tutte le startup è, e se siete concentrati sull'innovazione, concentratevi sul segmento B2B. Quando io lavoravo a lastminute.com, l'esperienza sui Dreams è simile, noi eravamo interessati a cosa facevano le altre aziende, quindi non avevamo bisogno di vendere degli ancillary, di trattare i nostri dati, ed è molto difficile innovare internamente perché c'è il business quotidiano da gestire. L'innovazione è un processo e necessita di molti sforzi. Per le grandi aziende vanno fuori a cercare l'innovazione. Questa è la mia innovazione. È più facile, costa meno e c'è un vero appetito per tutto questo. Se posso aggiungere una cosa a ciò che stai dicendo, rispetto alle opportunità B2B,
Una delle cose che alimenta le opportunità B2B è che le grandi aziende investono sempre di più in innovazione, sempre di più in startup anche, come investitori, come fonte di ricerca. Insomma, se voi guardate l'universo del venture capital e delle transazioni relative, quindi gli investimenti in startup, diciamo che è necessario che ci sia un corporate VC, venture capital, un 40%, e quindi c'è sempre più denaro che viene investito nelle startup da parte di Marriott, ad esempio, aziende come Airbnb, che adesso sta investendo in startup, e quindi le opportunità del B2B sono davvero molto grandi. Quindi dove sta andando il denaro del venture capital? Verso il B2B, le opportunità B2B. Ci sono molti interessi di venture capital nel settore dei viaggi e della mobilità in più in generale, e quindi nel 2013 diciamo che un miliardo di dollari di euro è andato verso appunto questo tipo di interesse, mobilità e viaggi. In 2019 5 miliardi, quindi è una crescita stupefacente. Quindi è una percentuale molto grande degli investimenti di venture capital, un 18%. E quindi va appunto verso le startup di mobilità e di viaggio. Forse la mobilità è la parte principale, perché la mobilità è un settore che è in super crescita, questo è vero, occorre riconoscerlo, mentre per quanto riguarda il viaggio in generale è purtroppo uno dei settori più poveri dal punto di vista degli investimenti di venture capital. Per questo è importante lavorare con le aziende, perché il denaro viene magari non essenzialmente ma in gran parte da quell'angolo, per così dire, soprattutto in Italia. Se ci concentriamo sul nostro mercato di venture capital e di investimento, sono certo che i viaggi, il turismo in questo momento è l'ambito in cui si investe meno da parte del venture capital, perché è complicato, c'è la concorrenza dei grandi attori. In Italia siamo pochi e molto piccoli. Ci sono però delle aziende che hanno bisogno di innovare e quindi devono investire più in generale. Ho aggiunto la mobilità appunto perché è più un approccio di un lavoro da svolgere. Il trasporto è un aspetto importante. Ci sono aziende che forniscono viaggi via bus o via automobile, ad esempio. Io non faccio nulla, non faccio cose, io sono uno studioso, un ricercatore, appartengo al mondo dell'accademia e arrivo al turismo da un mondo diverso. Sono nato come fisico, quindi sono diventato un tecnologo senza alcun tipo di esperienza. La cosa che mi ha sempre sorpreso, è che nell'ambito accademico della ricerca non si parla di turismo, di altre cose, ma c'è un argomento che manca sempre, e questo sono i trasporti. Sembra che il turismo sia qualcosa che compare dal nulla, quindi si trovano un numero incredibile di cose stupendamente meravigliose, però delle volte poi falliscono perché non considero che ad esempio andare in quel luogo è più complicato di quanto non si fosse previsto, oppure si fa un'ottima serie di piani di sviluppo strategico e poi non si considera ad esempio che andare da Milano a quel luogo richiede più tempo che andare da Milano a New York o qualcosa del genere. Io sono d'accordo che l'aspetto dei trasporti, della mobilità, sia uno davvero delle aree più importanti.
Di nuovo, nel nostro paese, nel corso dell'ultimo anno, ho parlato con molte start-up, ma anche con amministrazioni pubbliche che investono nel digitale per promuovere la loro destinazione, pensando che, visto che sono online in modo meraviglioso, faccio vedere i video, la gente arriverà, ma non funziona così. E se ci vogliono 6-7 ore per arrivarci in quel posto la gente non ci va, è un classico. La cosa che mi so, che le cose che mi sono piaciute di più di ciò che avete detto è una specie di pregiudizio del fondatore e la sindrome dello scarrafone, cioè sembrano conoscere qual è l'obiettivo particolare specifico, però gran parte delle volte quando guardo vedo che c'è una grande mancanza di comprensione. Non è il tuo approccio, la tua soluzione personale, ma bisogna guardare anche cosa fanno gli altri e come si comportano davvero le persone rispetto al problema, e c'è un gap. Nel mio caso, lavorando per un acceleratore, abbiamo scoperto che trascorriamo un mese intero di tempo per fare un lavoro di validazione. E magari stanno già guadagnando, ma non vanno mai a parlare col cliente, col vero cliente. E credo che sia davvero uno dei motivi per cui così tanti business falliscono, perché non vanno a parlare col cliente, non vanno a validare se effettivamente la loro idea funziona e se davvero si risolve il problema. Io credo che questo sia il motivo anche perché la Silicon Valley non ha il monopolio dell'innovazione. Perché è probabile che la prossima grande soluzione per risolvere problemi di traffico non verrà da un luogo che non ha problemi di traffico. Probabilmente verrà da Sao Paolo, da Mexico City, da Tokyo. E il fatto che i talenti siano ovunque e le risorse anch'esse sono globali, le persone che sono più vicine al problema, beh, è più probabile che siano loro che troveranno la soluzione. E il fatto che ci siano ecosistemi di innovazione con, appunto, ecosistemi veri e propri con le start-up e così via, che riescano a rendere l'accesso alle innovazioni più possibile. Beh, è difficile perché noi viviamo col paradigma della velocità e ci vuole tanto tempo per risolvere le problematiche di trasporto. Le infrastrutture non vengono trasformate in 3 giorni. Se devi costruire, non so, una nuova linea ferroviaria, ci vogliono degli anni. C'è questa dicotomia quindi tra la soluzione che vogliamo all'istante, ma la struttura è quello che è. Quindi bisogna trovare soluzioni possibili ed è un problema in questo ambito. Io credo anche che qui vi sia un'implicazione in termini di per quanto tempo le aziende avranno bisogno di trovare attrazione nel segmento, ad esempio, perché sempre più il successo delle startup o di aziende che lavorano nell'ambito del digitale dipende dai regolamenti, dalle normative. Non è più il tempo in cui bisogna chiedere scusa invece che chiedere il permesso. Stiamo parlando di segmenti dell'economia che richiedono normative e regolamenti, non solo nell'ambito dei viaggi, del turismo, ma anche altri segmenti naturalmente dell'economia, e questo richiede delle tempistiche ovviamente molto più lunghe. Per quel che riguarda la mobilità, poche persone chiedono permessi, se pensiamo a quello che accade in Italia, in Spagna con Mobike o
Mumbai came, they invaded the city and then they made a deal with the city. So they gli scooter elettrici. Came then i monopattini elettrici. E quindi è davvero difficile trovare poi gli accordi, insomma, i trasporti verranno rivoluzionati rapidamente. Trasporti elettrici, lo sharing, ci sono molte cose che stanno arrivando e che saranno d'aiuto. Abbiamo pochissimi minuti che ci restano. Domande dal pubblico? Allora, abbiamo visto delle startup di successo. Secondo te, quali sono gli elementi chiave che appunto hanno reso di successo quelle startup? Una è la fortuna. Molto spesso è un aspetto che viene dimenticato. Poi la tua startup è stata molto più di successo della mia, insomma. Allora, nel nostro caso, credo che una cosa davvero importante sia imparare rapidamente dagli altri le cose che non stai facendo nel modo giusto e cercare di cambiare rapidamente. Perché quando si comincia, il 90% delle volte c'è qualcosa che non va, qualcosa che non azzecchi, e quindi l'umiltà e la capacità di cambiare il proprio modello di business è importante, perché è lì che si muore nei primi 5 anni. E poi bisogna continuare a validare le proprie ipotesi. Quando avevo la mia startup o le mie startup, costantemente mi concentravo sull'idea di misurare i dati, cercando di prendere decisioni determinate dai dati. L'ho scoperto anche quando sono entrato in lastminute.com, perché i fondatori erano ingegneri, anch'io sono un ingegnere, e quindi seguire i dati è importante. Spesso vedo delle startup che dicono facciamo questo e quest'altra cosa e sta andando benissimo. Cosa vuol dire sta andando bene? Che cosa significa? Oppure stiamo andando meglio, ma meglio di cosa? Quindi credo che misurare sia importante. Misurare ti dà anche la possibilità e la competenza di prendere la decisione di cambiare qualcosa lungo la strada. Un problema per le startup di viaggio in Italia è l'accesso al capitale. Nel nostro caso noi probabilmente siamo stati fortunati, perché abbiamo trovato dei business angels all'inizio che ci hanno supportato, senza i quali probabilmente non avremmo potuto andare da nessuna parte. E una caratteristica di un imprenditore deve essere la resilienza, perché di sicuro si devono passare dei tempi duri. Lo so, lo leggete ovunque, ma c'è dappertutto nei libri questa cosa, la resilienza, perché è vera. And then also bisogna essere onesti e non dobbiamo prendere delle scorciatoie. Bisogna essere onesti con noi stessi e dobbiamo avere la volontà di addentrarci veramente nella tematica e di fare tutto ciò che il business richiede. Inoltre, non bisogna distrarsi con cose secondarie. Oggi ci sono persone che vendono comunicati stampa relativi a cose che accadono ma che non sono interessanti. Sì, il fundraising è all'inizio, d'accordo, però non è che bisogna brindare solo per questo. Quindi, per quanto riguarda la matrice di business, bisogna essere sicuri di seguire quella corretta. La matrice non è una cosa statica. Io penso che, tornando a quanto detto, per queste tematiche ci sono
troppi elenchi di best practices e non ci si concentra sulle prassi che non sono le migliori, quindi forse fare il contrario sarebbe più interessante rispetto a continuare a parlare di chi ce l'ha fatta, quindi bisognerebbe piuttosto parlare di chi non ce l'ha fatta. Come ho detto, la mia esperienza nel segmento delle start-up mi ha dimostrato che spesso le start-up sono fallite perché non hanno affrontato i veri problemi dell'utente, perché non hanno validato l'esistenza del mercato. Quindi in molti casi questo rappresenta uno degli elementi che ho notato maggiormente. Inoltre anche la matrice sbagliata può essere un problema. Inoltre spesso le persone dicono: ah, noi abbiamo 7.000 modelli, ma questo non ha senso, è meglio avere una cosa sola che funziona, e quindi forse concentrarsi è la parola giusta. Per quanto riguarda i venture capital e i business gestiti sulla base di essi, bisogna avere un mercato specifico. Se il mercato che affrontate non è quello giusto, non è il business che volete o cose così, allora è meglio cambiare strada, perché il venture capital ha bisogno di grosse dimensioni. Di fatto c'è un problema anche culturale o comunque di educazione, di istruzione. A volte abbiamo delle richieste di 200.000 euro, 1.000.000 di euro. E poi ci sono delle prospettive: da qui al 2025 penseremo a 5.000.000, ma bisogna essere concreti, dobbiamo essere sinceri, e spesso questo è il caso in Italia. Bene, grazie a tutti, grazie ai partecipanti. Concludiamo qui questa sessione, vi ringrazio.